siamo state molto intime, figurati che c'è stata pure a casa la nonna mia, Orfanelle, la nonna Cosima, Lanzina, c'era un'altra, si chiamava Concettina, Maddalena, un'altra che poi non so, sono morte, ma è certo che sono morte. E così va la storia, che l'arciprete Lombardo voleva cacciarle via di dove abitavano, dietro la chiesa, dovettero uscire fuori. E allora se le portò a casa una zia mia che conviveva con la mamma, no? E dico, la nonna mia era cieca, la zia mia era una gobbetta. E si ritirò queste orfanelle con la nonna Cosima, stavano là e noi che praticavamo sempre questa casa, stavamo sempre, andavamo tutte le sere quasi e sapevamo più di una cosa, lei veniva pure a casa nostra, con mia madre si comunicavano lì come sorelle di spirito, diciamo così, che era pure molto religiosa la mamma mia. Una volta, in una cosa, ma ebbe delle febbri, stava a letto, chiese alla zia mia che voleva, era d'inverno, voleva una rosa. Chissà come gli diceva il suo pensiero, che voleva parlare con questa rosa. E non era tempo di rosa, però tanto fece e andò a cercare ad una vicina di casa un bocciolo, che c'era un roseto molto vasto. In quel roseto trovarono solamente un bocciolo molto molto stretto. E allora disse, questo abbiamo potuto trovare, accontentati. Lei, non sappiamo cosa diceva con questa rosa, sempre con Dio, con la Madonna, con tutti i santi. Questa rosa, piano piano, piano piano, in mano sua, lei diceva, rosa mia, e non so quello che lei diceva. La rosa si incominciava a sbocciare piano piano, piano piano, piano piano, è aperta, si è fatta una rosa proprio normale, dico, non più bocciolo stretto. E l'ha chiamata Marantonia, con Marantonia mia zia, perché la nonna mia aveva perduto la vista. Dice, in me, vedi, mia zia, per giocarla così, per sestarla, dice, ma tu una maga sei, dice. O in me, dice, vedi, e incominciarono a dirlo, per esempio, ai familiari, vedete, tutti quanti andavamo per curiosare, magari, come prima introduzione. Questa rosa la mise nel bicchiere con l'acqua, poi, però, incominciò a declinare il gambo così, ma quando la prendeva, che lei diceva la preghierina a Dio, se sei, eri devota, dico, di fede, questa rosa si alzava in piedi e diventava come una rosa raccolta appena. Se non avevi fede, la rosa come stava? Piegata, e piegata restava. E così fu, insomma, andavamo più spesso e questa diceva lei, potente mio Dio, potente mio Padre, se tu vuoi in questo momento, aspetta, se tu vuoi in questo momento, tutto puoi, tutto fai. E la rosa piano, sentivi il gambo muovere nelle dita, si alzavano e si apriva così. Se non eri, come ho detto, di fede, la rosa restava così. E per molto tempo, dico molti giorni, questa rosa sempre nel bicchiere, che poi la volevano portare, un sacerdote la voleva spedire a Roma, non so dove andò a finire questa rosa, non so più. Però poi dissero, no, in mano all'Alfonso, io avevo un 10-12 anni, così ero bello ragazzino, in mano all'Alfonso che è innocente, vediamo, mi sentivo il gambo proprio muovere dalle dita, no? Quando la rosa si alzava, e così andò a finire che poi non ho saputo più questa rosa dove andò a finire. Era una analfabeta che non sapeva né leggere né scrivere, però sapeva le preghiere, sapeva il Magnificat, ce lo insegnò la Madonna,
E la Madonna disse: Cosima, prima di dirmi l'andò a visione, no? Prima di dirmi il Magnificat, mi devi dire questa preghiera. E la preghiera, poi, io ero un po' intelligentina ragazza, a momenti la prendevo, e diceva: ti saluto Madre Maria. Madre mia afflitta, Madre mia afflitta, Madre immacolata, Madre consolata, assunta in terra e in cielo, la madre di ogni luogo, la figlia del Creatore, la sposa dello Spirito Santo, la madre del Signore, se ne è salita in cielo, portata da tutti gli angeli, seduta nel trono, incoronata di stelle sublimi e di splendore, salutata da tutti i santi e salutata da tutte sante, e tutti in allegria volando in cielo la Vergine Madre Maria, tutti gli angeli suonando e tutti i santi e sante cantando, e tutti in armonia cantando il Magnificat alla Vergine Madre Maria. E incominciava lei, poi la cantava il Magnificat, aveva una voce angelica, una voce degli angeli proprio. E così insegnai dalla mamma Coina il Magnificat. Dunque era una casa di preghiera, quelli che ci andavano dovevano pregare insieme a lei. Quando veniva in casa mia, come entrava con il crocifisso alle mani, era quello il primo, la prima cosa che ci doveva fare, il segno della croce. Potente mio Dio, potente mio Padre, se lo vuoi in questo momento, tutto puoi, tutto fai. E poi diceva l'altro, diceva, beh, in questo momento mi sto ricordando. Sotto l'ombra della vostra croce mi nascondo, col sangue tuo divino lavami, liberami di ogni male, così sia. Gesù guardala, Gesù benedicila, Gesù custodiscila, dimostra il tuo sguardo sopra di lei e dagli pace. Sempre, tutte le volte ci faceva questo segno di croce. E finiva così poi con le preghiere con la mamma mia. Poi, se era una cosa segreta, erano come due di spirito, dico sorelle di spirito, si chiudevano in una stanza e le comunicava delle cose. La mamma mia poi ce le raccontava, noi in famiglia. Diceva, la Mare Cosima, se ci è cappato, è cappato che mentre sta facendo preghiera, che doveva salvare un'anima di notte, dice, è andato Satana. È andata Satana, dice, l'ha incominciata a insultare. Devi lasciare che quella anima mia, è mia. Ma lei lo scongiurava e continuava sempre a pregare. Pregava, e lei, quando vide che non ci riesce a farla lasciare di parlare, di pregare, la incominciò a zannare tutta quanta. Alla fine gli passò come un carbone acceso alle labbra con la gota. Fece così e gli bruciò tutte le labbra. E la mattina, che mia madre pure andava tutte le mattine alla messa, la vide, dice, si avvicinò, Mare, ma malata sei stata? Dice, quando usciamo di messa, poi andiamo a casa tua, ti racconto. E vennero a casa mia, si chiusero nella stanza e gli raccontò, Mare, dice, mentre io pregavo, si è presentato Satana, il brutto bestia, diceva lei. Dice, e mi obbligava di lasciare, di non pregare, perché quella era l'anima sua. E io, dice, lo scongiuravo, insistevo. Alla fine ha visto di chi si tratta e mi è passata la coda come un tizzone ardente, dice, alle labbra, dice, e se n'è andato, dice. E portava le labbra tutte bruciate, insomma, l'evidenza delle cose. La mamma mia, che al mondo della verità, ce l'ha raccontata a noi, no? Ed è questa un'altra cosa. Quando un'altra volta
Dunque, era tempo di guerra. Tempo di guerra che non si trova pane, come sapete. Lei aveva tante di quelle ragazzine. E mamma Co, io c'ho fame. La Divina Provvidenza, non vi preoccupate, provvederà. Mamma Co, mi sta tenendo fame. Tutte piangevano, volevano, non c'era. Dice, aggiustate la tavola, mettete i piatti a tavola, benedite la tavola. Mamma Co, che dobbiamo mettere a tavola? Facevano, no? Dice, benedite la tavola. Mentre hanno benedetta la tavola, bussano alla porta. Bussano alla porta un massaio con una cesta di pane sulle spalle. Le ragazze incominciavano a cantare per la gioia, no? Viva il cuore di Gesù, viva il cuore di Gesù. Se Gesù ci dà la vita, gloria a voi, bontà infinita. E per tutta l'eternità, gloria a voi, sempre sarà. E cantavano così per la gioia. E videro questa provvidenza. E fu un'altra cosa. Alfonso non piangere. La colpa è vostra. Piangiamo tutti e due. A me l'acqua niente, no? A me un bicchiere d'acqua niente. Mi commuovo perché cose evidenti non sono cose, per inteso dire, cose che sono passate dalla famiglia nostra, di cui sappiamo di certo. No, non ho bevuto adesso, grazie. Ci siamo incontrati di nome lo stesso e di lo stesso carattere, che piangiamo tutti e due. Ma ti racconto prima, e una volta fui invitata, che non mi ricordo se era, mi pare, a Squinzano, dovevano fare l'inaugurazione di un locale che non ti so dire che cosa era, una cosa di orfanotrofio, di religione, insomma, non ti so, non mi ricordo. E la invitarono, che dovevano fare un pranzo per l'inaugurazione, e lei dice, e quando tu stai a tavola ci devi fare un brindisi. Madonna, disse io, madonna mia, Dio mio, io non so niente, sono un analfabeta, che posso dire? Quello che ti senti, ma devi stare con noi e devi fare un brindisi. Si mise in preghiera, no? Si mise in preghiera e la Madonna le insegnò il brindisi che doveva fare. E diceva, questa casa è un giardinetto per una pianta, ecco. Per una pianta ed una rosa, ed è molto piccolina, ma c'ha il cuore di una sposa. Non guardare la sua foglia, né fogliette, busta e bolla, la sua bocca e nel sorriso, generosa in paradiso. Poi, non so, al padrone, a chi, disse, prendi in mano questa chiave, che un giorno devi aprire, con giudici e istruttori, con vescovi e magistrati, tu sarai l'istruttore che devi a tutti predicare. E fu quest'altro, le battimane, dice, la gioia di questo brindisi, fu un'immensa gioia, perché in alfabeta seppe dire questo bel brindisi, ma insegnato sempre della Madonna. E fu un'altra,